C'è stata sempre una coscienza che dice: l'opera d'arte ha grande valore intrinseco, è veicolo di civiltà, di comunicazione, di cultura, di dibattito, di nutrimento etico ed estetico, ma parallelamente c'è stata sempre quella linea che dice: ma poi tutto sommato, un quadro che cos'è? Un pezzo di tela dipinto, peraltro con una coscienza della fabbricazione dell'opera d'arte che poi è stata espressa dagli avanguardisti del secolo scorso. Cos'è un quadro? Non è la realtà. Si potrebbe obiettare che ai suoi bei tempi il Caravaggio si vide rifiutare delle opere. È vero, è vero. Ma se poi noi andiamo a studiare e a insegnare ai nostri allievi le circostanze, noi ci accorgiamo che la dimensione ideologica in cui questi episodi sono avvenuti è ben diversa dal concetto dell'ideologia maturato, diciamo, nell'Ottocento e Novecento. E alla fin fine, sì, è vero che gli hanno rifiutato un quadro al Caravaggio, ma ben altri li hanno accettati e comunque sempre c'è stato un grandissimo apprezzamento di ciò che veniva rifiutato per mera ipocrisia da quegli stessi che poi, tutto sommato, erano pronti a manifestare il più grande apprezzamento. Insomma, l'apprezzamento del patrimonio artistico nella nostra storia c'è, ma c'è anche una indifferenza, la quale tuttavia ha una sua dimensione, come vorremmo dire, non ideologica, ma intrinseca, ha una certa dinamica culturale. Ma vogliamo dunque lodare l'indifferenza? No, tutto al contrario. Vogliamo affermare che oggi noi ci troviamo in una posizione, diciamo così, di maturazione del dibattito storiografico che ci consente di comprendere perfino le grandi debolezze del passato per farne adesso una materia veramente di svolta storica. Ecco perché anche io, prima, quando sentivo alcuni dei docenti che si ribellavano, diciamo, a una imprecisa valutazione, evidentemente, di quello che è l'impegno professionale e la ricaduta di tale impegno, pensavo che è vero più che mai che oggi, in questo momento storico, la necessità di una rivendicazione del ruolo della storia dell'arte in quanto disciplina che, consapevole persino come dire, dello sviluppo della ideologia identitaria nel nostro paese, possa davvero porsi come materia e disciplina di massima formazione diciamo, dell'italiano di oggi.